19 gennaio 1993. In questi giorni ho letto dei rapporti sulle case di tolleranza nel territorio della Bosnia ed Erzegovina. A giudicare da quanto si legge, tutti quanti hanno aperto i bordelli. Vi si trovano donne appartenenti a tutte e due, oppure a tutte e tre le parti belligeranti. Non ha importanza il fatto che non stiano insieme. I bordelli sono etnicamente puliti. Ma le donne di nessuna nazione hanno potuto evitarli. Benché separate, sia fisicamente che etnicamente, tutte le donne che si trovano nei bordelli hanno lo stesso destino umano, cioè femminile. Suppongo che si trovino in una posizione simile pure altre donne che si trovano nei lager. Gli abitanti dell'ex Jugoslavia sono sempre più consci del fatto che in questa guerra hanno avuto la peggio i civili. La popolazione, coloro che la guerra non l'hanno né ispirata né condotta. Sono certa però che la gente non è cosciente e ancora per molto tempo non diventerà cosciente del fatto che in questa guerra, a parte i bambini, hanno avuto la peggio le donne. Gli uomini venivano uccisi, feriti, arrestati, torturati, umiliati. Le donne, oltre a tutto questo, erano anche violentate. È senz'altro la forma più atroce di degradazione umana. Perciò alla decisione sulla guerra avrebbe dovuto partecipare anche chi è esposto a quella forma di degradazione, le donne dunque, che invece sono state escluse da quella decisione. Rimane la domanda sul perché le donne accettino un tale destino bellico. Al posto delle guerre tribali oggi si fanno guerre chimiche, nucleari, informatiche. Tutto è cambiato. Salvo la condizione di miliardi di donne nel 1993, nella Bosnia e in tutto il mondo. Thank you.